Buon pomeriggio amici delle Fonti TV, eccoci pronti per iniziare questa nostra diretta pomeridiana dedicata all'evento principale, al main event della nostra settimana dedicata all'HR. Sapete molto bene ormai che dopo il periodo del Covid, del coronavirus, le Fonti TV ha deciso di organizzare proprio delle settimane monotematiche per far fronte e per far luce su quegli aspetti che si sono modificati a causa dell'emergenza coronavirus e soprattutto a causa di un periodo di privazione generale, quindi il periodo del lockdown. Ovviamente noi ci concentriamo sul business, come è cambiato il mondo del lavoro e come possiamo guardare al futuro. Chiaramente sono eventi, appuntamenti che vengono replicati a distanza di tempo, perché un conto è averne parlato circa un mesetto fa, forse poco più, peraltro in un'altra settimana dedicata all'HR, al mondo del lavoro, che ha avuto un enorme successo. Un conto è parlarne oggi, quando la fase 2 è già stata quasi superata, siamo entrati nella fase 3. Per capire che cosa è cambiato, che cosa le aziende, le imprese hanno recepito dal periodo di lockdown, ma soprattutto dalla prima parte di questa ripartenza. E allora potete seguirci anche dal nostro sito lefonti.tv, dove sono proprio riassunte le settimane monotematiche. Non è l'unica questa, ne abbiamo fatte anche altre. Diciamo che lo scopo è proprio affrontare tutti gli aspetti, quindi del business, giuridici, legali, eccetera, eccetera, che possono coinvolgere quante più persone e le sorprese non sono ancora finite perché abbiamo in programma tante settimane con approfondimenti, interviste e relazioni con i diretti protagonisti, quindi con delle vere e proprie tavole rotonde che diventano l'evento televisivo per eccellenza. In questo, insomma, mi piace ricordarlo, le Fonti TV ha avuto una intuizione particolare dopo questo periodo in cui è anche difficile ristabilire i contatti umani, ma insomma avremo modo di parlarne. Io vado subito a presentare i primi ospiti che parleranno con me del tema che riguarda lo smart working, gli strumenti normativi e il mondo del lavoro nuovo, quindi come guardare al futuro. Questo è il titolo di questo main event. Io saluto in collegamento con me Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai nostri spettatori. Grazie per essere con noi. Giancarla Galdiolo, vice responsabile servizio, gestione e sviluppo risorse umane di Banca Etica. Ben trovata anche a lei. Buon Buon pomeriggio a tutti e a tutte. pomeriggio. Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC. Benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Ecco, la premessa per tutti, poi declineremo anche domande a seconda della vostra competenza. Insomma, partiremo dall'avvocato Stucchi perché è interessante capire dopo questa prima parte che abbiamo necessariamente dovuto dedicare allo smart working, cioè la fase del lockdown ci ha obbligati tutti a stare a casa, quindi a rimodulare il nostro lavoro, la gestione del tempo, degli spazi, anche delle persone che in qualche modo avevano a che fare con noi. Allora, avvocato Stucchi, io parto proprio da lei perché vorrei capire se possiamo parlare di una variazione sul tema dei modelli attuali o un'occasione per un cambiamento epocale, cioè come ripartire per declinare il concetto di smart working di cui abbiamo parlato tantissimo e di cui continuiamo a parlare tantissimo. Allora, l'emergenza Covid è stato un evento eccezionale che ci ha fatto vivere un'esperienza che altrimenti non avremmo mai fatto. Ed è stata quella del lavoro forzato a distanza, obbligati a lavorare a distanza. Adesso ripartendo possiamo pensare a tre diversi scenari. Un primo è quello più conservativo, più tradizionale, quindi un totale ritorno al passato. Più o meno tutti in ufficio. E lo smart working come ipotesi residuale del tutto episodica. Un secondo scenario, viceversa, va per una valorizzazione di questa esperienza che abbiamo fatto e quindi pensare di ampliare l'utilizzo dello smart working facendone un modello misto abbastanza permanente per tutte le posizioni che possono essere lavorate in questo modo, secondo un modello di 2 più 3, 3 più 2 o altre soluzioni. Alla fine, però, quello che viene chiamato smart working oggi altro non è che una diversa ubicazione del luogo di lavoro. Comunque è una formula di lavoro subordinato che risponde alle regole del lavoro subordinato a distanza. Certo. Quindi, se vogliamo, è una variazione sul tema rispetto al lavoro subordinato di tipo tradizionale svolto in fabbrica piuttosto che in ufficio.
Si è presentato però in questo caso un'occasione meravigliosa di pensare a un modello di lavoro smart che va oltre lo smart working così come lo conosciamo e forse entra per davvero in una definizione di smart. Ed è un modello che vuole andare oltre il classico rapporto di tempo lavoro e retribuzione fissa. Quindi un modello più basato sul lavoro per obiettivi e risultati che si innesta principalmente nell'autogestione, nell'autoresponsabilità del lavoratore e anche di una remunerazione che a tendere vada ad essere maggiormente focalizzata sul raggiungimento dei risultati. Questo sarebbe un modello realmente innovativo rispetto al lavoro subordinato così come lo conosciamo, che poi, se vogliamo, è un contratto che tra poco fa 80 anni, un modello che forse è vecchio per i nostri anni, ma soprattutto è vecchio per le generazioni che stanno per entrare o sono appena entrate o entreranno massivamente negli anni a venire, perché sono molto basate sulla maggior gestione del tempo personale, su una maggiore autoresponsabilizzazione, su una maggiore propensione nell'uso di strumenti tecnologici. È chiaro che per andare su questo nuovo modello, che vale proprio come una rivoluzione copernicana nel mercato del lavoro, ci vuole però un diverso approccio culturale rispetto a quello che abbiamo avuto finora. Quello sicuramente. Bisogna pensare che il lavoratore non deve più pensare al tempo lavoro, ma a quello che fa, all'obiettivo, al risultato, alla generazione di valore per l'azienda e quindi anche per sé. Bisogna cambiare i modelli organizzativi, perché dobbiamo pensare che le infrastrutture devono essere potenziate. Deve essere dematerializzata gran parte dell'azienda per poter lavorare da fuori. Certo. Lei giustamente, avvocato, parla di una rivoluzione culturale, perché l'ha detto bene, noi abbiamo un modello di lavoro che è vecchissimo, cioè soprattutto in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, il lavoro ha cambiato totalmente faccia, senza pensare poi alle emergenze legate a questi ultimi mesi, ma insomma alla flessibilità, al fatto che si debba anche pensare di cambiare lavoro spesso, per necessità a volte, però di fatto è così, cioè ormai il modello lavorativo nel nostro paese è in quel modo lì e quindi è quasi paradossale che però invece il modello con cui ci confrontiamo rimane quello dei nostri avi, insomma, uso questa espressione. Dei nostri genitori sicuramente, sarebbe il caso di fare delle riflessioni molto profonde e aggiornare i modelli e aggiornare anche, come dire, tutto il comparto normativo che ha bisogno di essere ripensato. Anche se però devo dire che già oggi abbiamo degli strumenti utili per fare certe cose. Va bene, poi magari ci torniamo. Avvocato, dottoressa Galdiolo, allora su quali aspetti, quindi anche alla luce di quello che l'avvocato Stucchi ci raccontava, su quali aspetti bisogna lavorare per trovare proprio un bilanciamento, un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e però il diverso modo di lavorare, quindi di gestire spazi e tempi? Sì, la ringrazio per darci questo spazio anche di riflessione e di confronto. Ho trovato molto interessante le riflessioni del dottor Stucchi. Rubo solo 2 minuti, anzi anche meno, dell'intervento solo per magari raccontarvi chi è Banca Etica, perché forse molti non ci conoscono e quindi giusto per contestualizzare. Prego. Chi siamo. Ecco. Sì. Banca Etica è l'unica banca in Italia che si ispira ai principi della finanza etica e che con il risparmio raccolto finanzia esclusivamente persone e organizzazioni che investono in progetti sostenibili nell'ambito della cooperazione sociale, della cooperazione internazionale, della cultura e dell'ambiente. Siamo 353 dipendenti su 2 nazioni, in Italia in maniera più significativa con una presenza di circa 330 dipendenti e 22 in Spagna. In Italia siamo presenti con una rete di 20 filiali e circa una trentina di
uffici amministrativi da cui lavorano i nostri consulenti finanziari, e in Spagna abbiamo una succursale a Bilbao e due uffici di rappresentanza a Madrid e a Barcellona. Gestiamo complessivamente circa 95.000 clienti, di cui 13.000 sono persone giuridiche, ecco, giusto okay. per dare un po' la dimensione. Sì, sì, ha fatto bene, assolutamente, anche per capire appunto in questo senso come avete pensato di gestire i nuovi spazi, i nuovi tempi di lavoro dopo questo certo. periodo. Ecco, appunto, tornando alla sua domanda, abbiamo riflettuto molto su quali possono essere appunto gli ambiti di bilanciamento, ecco, degli obiettivi aziendali, degli spazi e dei tempi. Sicuramente da una parte ci sono le infrastrutture tecnologiche, dall'altra ci sono il ripensamento anche degli spazi fisici, degli spazi logistici del lavoro. Noi pensiamo che in realtà tra questi due anime più concrete ci sia un altro elemento importante su cui riflettere, su cui ragionare per far sì che questo bilanciamento si realizzi, che è la costituzione di un forte patto di fiducia tra l'azienda e i lavoratori, più in particolare tra collaboratori e responsabili. Un patto di fiducia e di corresponsabilità che sicuramente, vista la trasformazione del mondo del lavoro che stiamo affrontando, stimola entrambe le parti a rivedere il proprio ruolo. Un ruolo che, per esempio, per quanto riguarda il responsabile, non è più ancorato a quel principio, a quell'idea del controllo dell'attività lavorativa svolta, ma deve tramutarsi in un leader che è capace di motivare, di assegnare obiettivi chiari al proprio collaboratore, obiettivi che siano specifici, misurabili, dare feedback, dare autonomia per far sì che proprio il lavoratore sia in grado di agire con proattività e con flessibilità a fronte però di una maggiore responsabilizzazione dei risultati. Certo. Dall'altra parte il lavoratore, soprattutto come diceva il dottor Succhi, i giovani sono già orientati verso questa modalità di porsi, però sappiamo che la nostra compagine insomma è costituita da giovani ma anche da una generazione che si sta adattando a questo cambiamento, e quindi i lavoratori sono chiamati a sviluppare competenze quindi legate alle capacità di adattamento al cambiamento, capacità di essere flessibili, la capacità di organizzare, di pianificare il proprio lavoro, proprio in una modalità che si svolge in maniera diversa rispetto a quello tradizionale, dove ho sempre qualcuno che comunque in qualche modo interagisce con me in maniera costante. Certo, questa relazione... concetto di responsabilità, che mi fa piacere lei abbia fatto riemergere, è fondamentale, perché dovendo cambiare, no, il rapporto anche di lavoro, ecco, naturalmente vale per entrambe le parti, no? Certo. Fidarsi, allora la fiducia e la responsabilità, quindi che sono... Sì, noi infatti parliamo di corresponsabilità, da entrambe le parti bisogna... Sì. Appunto attivarsi, mettersi in movimento per creare questo rapporto che poi è proficuo per entrambi, sia per l'azienda che per il lavoratore. Ecco, l'attenzione che riteniamo sia importante avere in questo contesto è un'attenzione nel realizzare uno degli scopi principali che è stato richiamato anche nella produzione normativa e nella disciplina del lavoro agile, ossia la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che viene richiamato nel cosiddetto diritto alla disconnessione. Tanto per dire, nel nostro accordo di secondo livello questo diritto è richiamato come diritto e dovere alla disconnessione, come per rafforzare la funzione anche dell'azienda quasi in un'attività di garanzia perché questo rispetto dei tempi avvenga, per evitare quell'eccessiva a volte commistione tra lavoro e tutto quello che è altro rispetto al lavoro. Ecco. Certo. Questo è un rischio che si riconosce forte perché l'abbiamo sperimentato in questo tempo forzato e molto spesso gli spazi e i tempi si sono confusi. Ecco, ecco certo. Credo che ci sia una gradualità anche e un'educazione a questo a cui dobbiamo tendere. Assolutamente sì, insomma è come se fossimo entrati e avessimo avviato una sorta di modalità always on. Io stavo leggendo, così do la parola anche al dottor Cappuccitti, che una sorta di esempio a questa, un esempio di risposta, insomma, a questa modalità di cui stavamo parlando, avete provato a darla voi, perché Coca-Cola HBC ha creato un vero e proprio galateo dello smart working. E in questo galateo, che già di per sé la parola galateo a me piace molto, sono state definite delle linee guida proprio per aiutare le persone a gestire meglio i tempi che dobbiamo dedicare al lavoro, ma anche i tempi che dobbiamo dedicare alle attività personali, perché attenzione, perché sennò il rischio è che davvero si stia sul computer al lavoro dal mattino alla sera senza mai staccare, no? Anche questo è un problema che abbiamo messo sul tavolo più volte. Ecco, ci parla di questo galateo, perché ripeto, mi ha incuriosita e mi piacerebbe che lei ce lo spiegasse un po' meglio. Sì, grazie mille. In realtà il galateo me l'hanno chiesto
tutti i colleghi e le colleghe, che durante il Covid ho incontrato virtualmente molte persone. Abbiamo fatto delle riunioni di dipartimento e quindi in realtà mi hanno chiesto di, tra virgolette, regolamentare il fatto di essere comunque invasivi, perché tutti quanti eravamo 24 ore su 24 disponibili, perché eravamo chiusi dentro casa. Quindi a un certo punto, dopo il primo mese nel quale eravamo tutti alle prese con la crisi, e dopo aver ascoltato le cose che mi hanno detto i dipendenti, la prima cosa che mi è venuta in mente è il diritto alla disconnessione di cui parlava prima Giancarla. Cioè, dall'una alle 2:30 le persone mi hanno chiesto: devo preparare da mangiare ai figli e alle figlie, e quindi di conseguenza ho bisogno di disconnettermi. Questo è stato il primo punto. Il secondo punto: non meeting prima delle 9 e non meeting dopo le 18. Altro aspetto importante del Galateo che abbiamo messo in piedi è non meeting il venerdì pomeriggio. Quindi queste sono state le regole che ci siamo dati. Ovviamente il documento è un po' più articolato. Come siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo con l'ascolto, ma siamo arrivati allo smart working. In realtà è stato un percorso di 5 anni, perché noi abbiamo iniziato a fare lo smart working ridefinendo gli uffici a febbraio del 2015, tant'è vero che quando poi c'è stato il lockdown il 23 febbraio nessuno si è accorto che gli uffici di headquarter erano in smart working. Però ci terrei a precisare una cosa: le 5 fabbriche hanno comunque continuato a lavorare, perché il prodotto doveva uscire dalle fabbriche, e la rete vendita, che fa capo a Coca-Cola KBC, ha comunque continuato a lavorare, tranne il mondo tradizionale, quello dei bar, ristoranti e così via, che si è comunque fermato e adesso è ripartito. Quindi io sono d'accordo con chi mi ha preceduto, dicendo che c'è sicuramente un tema di cultura, c'è un tema legato al fatto che se l'azienda è orientata alla performance e non al presenzialismo, secondo me è giusto dare obiettivi alle persone, e quindi di conseguenza controllare soltanto, tra virgolette, il risultato e non la presenza delle persone. Noi nell'epoca pre-Covid addirittura abbiamo tolto l'abbeggiatura, cioè l'abbeggiatura per gli uffici di headquarter di Milano, c'era solo un'abbeggiatura per indicare la presenza per motivi di sicurezza, e poi non conta le ore che stai in ufficio, ma conta il risultato. Quindi c'è sicuramente il risultato, c'è la fiducia, e c'è un altro pezzo importante, che pre-Covid sempre, alle 8, che già secondo me è un orario abbastanza limite, quindi alle 20 di sera, venivano chiusi gli uffici. Abbiamo messo tutti in open space, e quindi abbiamo fatto delle aree, delle silent room, delle aree meeting e gli uffici di open space. Ovviamente eravamo abbastanza preparati dopo questo percorso per affrontare lo smart working, però dopo, con questo Galateo, quindi per tornare alla sua domanda, con il Galateo che abbiamo messo in piedi, che comunque alla fine è diventata una best practice anche per il gruppo, perché anche gli altri paesi si sono resi conto che non è che si possa lavorare dalle 8 del mattino alle 8 di sera 12 ore senza soluzione di continuità, e quindi ci sono poi tutta una serie di cose che bisogna fare da un punto di vista personale. Quindi la conciliazione vita privata vita lavorativa è importante, perché noi vogliamo delle persone che siano lucide e non delle persone che siano ovviamente sotto pressione, sotto stress, e che vadano in burnout. Certo. Poi chi vi parla cucina, e quindi io mi ricordavo la scena che all'una, dopo che le mie figlie si erano sconnesse per la lezione virtuale, mi dicevano: scusa papà, oggi che cosa ci prepari? Io stavo lì che è ancora in collo, quindi è stata anche diciamo che è stata anche un'esigenza mia. Sì, quindi sì. Abbiamo calcolato che in 1 ora e mezzo si poteva preparare e poi, diciamo così, mettere a posto, tra virgolette, la cucina. Beh, in effetti noi stiamo parlando di rimodulazione dei tempi lavorativi, ma poi è chiaro che il discorso è ancora più complesso, perché si parla proprio di un rimescolamento delle caratteristiche che riguardano le attività quotidiane, perché appunto, l'ha detto lei stessa, insomma, quando abbiamo lavorato da casa abbiamo dovuto anche conciliare, no? I nostri tempi lavorativi con quelli personali, ed evidentemente anche il nostro modus operandi è cambiato, no? Per forza di cose. Allora, questo primo spazio è terminato, poi noi vi ritroveremo anche in altri momenti di questo main event, naturalmente aggiungeremo dei tasselli insieme ai nostri ospiti, altri ospiti si aggiungeranno, e appunto ritroveremo anche più tardi Olimpio Stucchi. Comunque li saluto, grazie per queste prime risposte, Giancarla Galdiolo, Emiliano Maria Cappuccitti,
che hanno aperto questa tavola rotonda e ci vediamo più tardi, sempre qui. Restate collegati che arriviamo a interpellarvi nuovamente. Tra poco torniamo a pubblicità, la nuova frontiera del lavoro tra smart working e nuovi strumenti normativi, un nuovo mondo del lavoro. Questo è lo spazio che Le Fonti TV oggi dedica a tutti voi. Vi aspetto tra pochissimo. Eccoci tornati ancora in diretta a HR TV Week. Proprio questa settimana Le Fonti TV ha dedicato approfondimenti, tavole rotonde, interviste a protagonisti del mondo del lavoro, di diversi settori, per cercare di capire come può essere declinata e modulata la ripartenza dopo l'emergenza coronavirus. Sul sito lefonti.tv potete trovare tutte le informazioni necessarie, non solo su questa settimana, ma anche sulle prossime già in programma. E ce ne sono veramente tante, quindi vi chiedo, se avete voglia di consultare il nostro sito, di dare un'occhiata a tutti gli eventi che stiamo organizzando, oltre, come sapete, alle nostre consuete dirette durante la giornata per studiare i mercati, l'economia, la politica, le professioni. Seconda parte di questo main event, seconda tavola rotonda, chiamiamola così. Abbiamo parlato nella prima di smart working, di futuro, parliamo adesso ancora più nel dettaglio di business e parliamo ancora in qualche modo del periodo di lockdown. Business sempre aperto, abbiamo voluto un po' definirlo così questo momento, è perché nel periodo dell'emergenza coronavirus in realtà ci siamo fermati, ma non ci siamo fermati, mi piace usare questa espressione. Quindi io saluto intanto i miei ospiti con i quali racconterò cos'è accaduto nei mesi che abbiamo lasciato alle spalle. Marco Scotti, direttore risorse umane BASF Italia, benvenuto, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta. E saluto nuovamente la dottoressa Giancarla Galdiolo, vice responsabile servizio gestione e sviluppo risorse umane di Banca Etica, che resta con noi anche per questo spazio. Buon pomeriggio di nuovo a tutti. Buon pomeriggio. Poi, dottoressa, è arrivata anche una domanda per lei, gliela pongo. Io invito i nostri telespettatori a scriverci se vogliono interagire con i miei ospiti. Oggi sono molto interattivi perché questo è un argomento che interessa tantissimo, però io prima partirei dal dottor Scotti, perché appunto io volevo capire con lei come si è modulato, no, questo periodo, nel senso che ho detto poco fa, ci siamo fermati per forza di cose, ma in realtà non ci siamo mai fermati, cioè il business è andato avanti. Quindi quali misure molto semplicemente avete adottato per reagire a tutti questi cambiamenti ai quali siamo stati sottoposti tutti? Sì, diciamo una cosa, forse potrei partire, come ha fatto chi mi ha preceduto, su spiegare che cos'è BASF. Prego, BASF è una realtà, certo, chimica. Quelli che hanno la mia età se la ricordano per le cassette, in realtà non c'è più quel mondo lì, sfortunatamente, purtroppo. Noi siamo una realtà chimica che fa un sacco di prodotti, presenti in Italia da oltre 60 anni, con 8 siti produttivi, alcuni di quali siti Seveso, ossia siti che devono seguire delle regole particolari per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei collaboratori e il rispetto di norme ambientali. Questo ci ha portato ad essere molto allenati sul tema della gestione della crisi e della gestione del rischio in generale. Quindi noi ci alleniamo costantemente su queste tematiche. Abbiamo in essere team allenati e organizzati per poter rispondere alle emergenze. Quando ci sono stati i primi segnali dell'arrivo del Covid in Italia, noi ci siamo attivati immediatamente su una struttura che per altri tipi di rischi, non quelli che poi abbiamo affrontato successivamente, era molto preparata. E quindi in un attimo abbiamo messo in sicurezza, messo in smart working tutte le persone che potevamo mettere in smart working, diradato la presenza sui siti produttivi che hanno continuato a lavorare, organizzato turnazioni, connesso tutti i crisis team che esistono nei vari siti produttivi con il crisis team centrale del nostro quartier generale italiano. Questa cosa ha funzionato molto bene e soprattutto ha funzionato molto bene anche la cultura delle persone, l'aspetto culturale, diciamo, della nostra organizzazione. Noi abbiamo persone abituate, al di là che facciano parte o meno dei team dedicati a questo tipo di emergenze, i miei colleghi sono molto allenati a fare simulazioni di emergenza, per cui se ti si dice una cosa, tu in situazione di emergenza la fai, certo, punto. Non, certo. c'è,
non c'è discussione, non c'è pensiero, c'è azione. Questa cosa ha velocizzato l'adozione immediata di tutta una serie di misure che hanno sicuramente abbattuto il rischio. Certo, beh, si dice di necessità virtù, no? E questo è il concetto. In realtà poi quando effettivamente succede ci rendiamo conto che è proprio così. C'è un messaggio che voglio leggere perché è uno spunto che ci dà anche un nostro telespettatore. Poi passo alla dottoressa Galdiolo. Molto interessante l'evento HR. Molto del cambiamento sarà legato a processi di formazione a tutti i livelli per imparare a organizzare, misurare e sviluppare le performance. È vero, perché poi in tutto quello che stiamo raccontando subentra, Scotti, insomma, risponda lei se vuole come aggiunta al telespettatore, la formazione, proprio dobbiamo tutti noi metterci nella condizione di imparare nuovi metodi, no, per lavorare. Sicuramente sì, noi avevamo già iniziato ad adottare lo smart working, come il collega di Coca-Cola, non così tanto, ma insomma abbastanza, nelle posizioni su cui si poteva pensare di lavorare in smart working. Ed è chiaro che questo comporta un cambio della modalità di lavorare, dando degli obiettivi, basandosi sulla fiducia, come hanno detto chi mi ha preceduto. Ciò che non dobbiamo perdere però è il senso di community, che è certo fondamentale in una situazione in cui avvengono eventi come quello del Covid, che sono imprevisti o almeno di grande forze, di grande impatto dall'oggi a domani. Se hai una community forte fra i colleghi e tra i colleghi responsabili, tu riesci a dare una risposta più intelligente e più adatta alla situazione specifica. E questo si fa anche con lo smart working, ma anche con la presenza fisica. Quindi bisogna dosare, anche avendo contezza dello stato di maturazione della community, delle persone che lavorano insieme a te. Come no? Se hai tanti giovani, certo. Se hai tanti apprendisti, se hai persone nuove, devi investire un po' di più. Se ci conosciamo da 20 anni, lavoriamo insieme, conosciamo le nostre famiglie, ci capiamo solo guardandoci in faccia, è chiaro che c'è meno bisogno. Per cui qui veramente la regola è ampia, conta molto la leadership e la capacità delle persone di dosare la soluzione ideale. Certo, assolutamente sì. Ecco, il senso di community, mi aggancio a quello che diceva il dottor Scotti per tornare da lei, dottoressa Galdiolo, perché ovviamente anche voi avete continuato a erogare i vostri servizi come banca etica, quindi è stato uno stop relativo, no? Lo stop più che altro ci ha circondato, ma non per quanto riguarda il business. Ecco, come siete riusciti, se vuole darci qualche dettaglio un po' più specifico, a utilizzare questo nuovo rapporto che si è instaurato tra le persone, cioè da remoto, no? Anche questa parola quante volte l'abbiamo utilizzata. Ecco, come è stato possibile anche continuare nello stesso business, cioè dare comunque una certa continuità, ma cambiando? Certo. Ecco, sì, Banca Etica, come molte aziende che svolgono servizi essenziali, perché anche il servizio al credito è stato considerato un servizio essenziale, all'inizio del lockdown si è trovata di fronte a due importanti sfide. Da una parte, quella di mettere in sicurezza i lavoratori e le lavoratrici della banca, ma anche i nostri clienti, sia in Italia che in Spagna, facendo la propria parte anche per la tutela della collettività. Quindi abbiamo cercato di rispettare al massimo queste misure di contenimento alla presenza, insomma. Dall'altra però, appunto, siamo stati chiamati a garantire il servizio alla clientela, un servizio che era richiesto soprattutto in un momento caratterizzato da tanta incertezza, da preoccupazione, da un timore verso il futuro. Quindi questo era quello che ci manifestavano i nostri clienti nel ricercare anche la relazione con noi. Quindi dal punto di vista organizzativo, dall'8 marzo fino a fine maggio, la nostra scelta è stata quella di tenere aperte le filiali solo 2 giorni alla settimana e su appuntamento, quindi con un numero contenuto di colleghi presenti che potessero dare riscontro alla clientela che necessariamente doveva presentarsi presso le nostre filiali. Per gli altri giorni della settimana l'attività invece in realtà è stata fortemente sollecitata ed è stata svolta dai colleghi con un'importante attività, appunto, di consulenza telefonica dalle proprie abitazioni. Teniamo presente proprio che il mondo bancario è stato fortemente sollecitato in questo periodo, soprattutto iniziale, insomma, dalla produzione anche dei decreti. In un primo momento
anche la significativa produzione, insomma, ci ha fatto un po' di, ci ha messo in una situazione un po' di incertezza, perché le indicazioni non erano sempre chiare e precise, ma dopo un primo momento siamo riusciti a rispondere in maniera, secondo noi, insomma, molto efficace alle richieste che ci sono pervenute da parte della clientela. Mm-hmm. Tenendo presente che in questo periodo Banca Etica insieme a, insomma, è stata tra le prime banche che è riuscita a dare risposte efficace e concreta alle richieste che sono pervenute. Ad oggi, oltre all'attività ordinaria che abbiamo continuato comunque a svolgere, siamo riusciti ad evadere circa l'80% delle richieste che ci sono pervenute legate proprio all'emergenza, che significa la risposta rispetto alla moratoria, quindi alla sospensione dei mutui e la richiesta delle liquidità. Tenendo conto inoltre che in Spagna siamo stati la prima banca a proporre la moratoria. Ecco, sono risultati sicuramente importanti, soprattutto per la collettività, insomma, per le persone, certo, che certo, hanno fiducia, ecco, rispetto al servizio che offriamo. E questi risultati siamo consapevoli che li abbiamo raggiunti grazie ad un importante progetto di dematerializzazione dei processi bancari. Un'evoluzione tecnologica che avevamo già intrapreso da un po' di tempo, ma che sicuramente a fronte del periodo emergenziale ha subito una forte accelerazione, chiaro, proprio per poter rispondere in maniera efficace e mirata, e subito anche in sicura, modo tempestivo, ecco, anche, esatto, ai nostri assolutamente clienti. Dottor Scotti, da una parte, sì, dall'altra, scusi, finisco solo, sì, perché c'è stato sicuramente un grande impegno da parte dei nostri colleghi, di tutta la banca, da una parte di supporto e dall'altra, certo, chi direttamente ha accompagnato la clientela in questo momento. Assolutamente sì. Ecco, col dottor Scotti mi piacerebbe anche parlare della percezione del rischio sul posto di lavoro, perché si è parlato anche tanto di benessere e sicurezza, giustamente, dei lavoratori. Quindi come si andranno a organizzare Modulare nel prossimo periodo, insomma, questi nuovi modelli organizzativi di cui stiamo parlando, però da quel punto di vista, appunto, per la tutela del benessere di chi lavora? Beh, diciamo che per quanto riguarda noi, appunto, come dicevo in apertura di collegamento, essendo abituati a gestire il rischio, vi sto parlando da un sito Seveso, quindi sì, insomma, abbiamo già dei modelli molto, molto precisi e abbiamo persone che se decidi di attuare dei distanziamenti, sono in grado di gestire il processo in pochissimo tempo. Quindi questo rimarrà al centro Delle attività, cioè la tutela delle persone che lavorano con noi diventa il primo punto, assolutamente. Sì. Quindi per quanto riguarda noi non prevedo dei grossissimi cambiamenti, abbiamo chiaramente attuato delle pratiche organizzative differenti, nei siti produttivi abbiamo nelle control room, per esempio, che sono negli ambienti relativamente piccoli, abbiamo diviso in squadra le persone e le squadre non si incontravano mai, in modo da poter ridurre il rischio di contagio accidentale e di salvaguardare l'operatività avendo una squadra sempre eventualmente attiva. Non è successo niente di tutto questo, però in caso eravamo pronti. Mm-hmm. Una cosa importante che non ho detto prima, ma che è stata fondamentale in questa fase, è stato il dialogo con le rappresentanze sindacali, continuo, che non costruisci dall'oggi al domani, è una tradizione dell'industria chimica, della migliore industria chimica direi, e nel nostro caso c'è un dialogo continuo e abbiamo comunque sempre, ci siamo sempre comunque confrontati sulle situazioni. Faccio un esempio concreto, sì, e poi chiudo. Uno dei nostri stabilimenti si trova a Zingonia, di Verdellino, in zona Bergamo. Capirete che nel momento in cui c'erano i camion militari che trasportavano le bare delle persone decedute, insomma, le persone che lavoravano a Zingonia non fossero così entusiaste o serene. Noi non avevamo casi né situazioni di rischio tecnico, però quello che non c'era era il contorno, l'ambiente intorno, voglio dire, in una situazione di normale attività può capitare di cadere dalla scala e strottarsi una caviglia, chiamo l'ambulanza in quel caso non arriva, non c'è, perché non c'è, è saltato il sistema. L'industria chimica ha bisogno di un sistema di intorno a sé che funzioni bene, un sistema, certo, sanitario, un sistema di vigili del fuoco, cioè, ci integriamo nell'ambiente in cui operiamo e quindi, vista la situazione, abbiamo deciso di chiudere
per alcune settimane il sito, che poi è stato riaperto una volta migliorate le condizioni esterne e anche con sollievo dei nostri collaboratori, perché insomma, erano veramente sotto stress. La capacità, secondo me, di dialogare, fare le cose che bisogna fare, ma considerando che esiste un lato umano e un lato sistemico nel quale tu ti inserisci, secondo me rimarrà fondamentale. Beh, insomma, assolutamente il lato umano legato proprio alla paura di quel momento, ce lo ricordiamo appunto, non c'era neanche quasi la possibilità di poter andare da un dottore, da un medico, di poter andare al pronto soccorso, quindi figuriamoci quando si parla di sicurezza sul lavoro. Allora, io vi devo salutare per questo altro spazio della nostra tavola rotonda, però voglio leggere lo stesso il messaggio che un amico ha scritto quando prima la dottoressa Galdiolo parlava. Non posso farla rispondere, però secondo me più che domanda è un po' una riflessione ulteriore che io aggiungo, che arriva anche da chi ci sta seguendo. Quindi ve la leggo, poi insomma tutti noi ci ragioneremo da adesso in avanti. Allora, team building, si parla di questo e diceva: quello che dice la dottoressa è verissimo, ma quante aziende oggi investono in una formazione di gruppo e non solo in una formazione tecnica? Quante dicono di voler creare team, ma in verità delegano questa soluzione ai responsabili senza gli adeguati strumenti? Questa appunto io la trasformo in riflessione, perché è così, e che ci serve anche per capire come correggere eventuali errori che abbiamo sempre fatto, parlo per tutti, da migliorare, magari qualcuno li faceva meno, qualcuno di più, ma insomma per andare nella direzione di un corretto utilizzo di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sul lavoro. Quindi io ringrazio il dottor Marco Scotti, direttore risorse umane VASF Italia, grazie per le sue riflessioni e magari grazie in altri momenti parleremo grazie anche proprio della formazione. Grazie mille. Molto bene. E saluto e ringrazio Giancarla Galdiolo, vice responsabile servizio gestione e sviluppo risorse umane Banca Etica, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie per questo momento importante di confronto. Assolutamente. Tra poco noi torniamo con il terzo blocco, la terza parte. Abbiamo già accennato al diritto alla disconnessione. Quanto siamo riusciti a separare la vita professionale da quella privata quando eravamo sempre a casa? Io lo chiedo anche a voi che ci seguite, quindi scriveteci sui nostri canali, ma tra poco ne parleremo con importanti relatori. Eccoci tornati in diretta ancora con il nostro evento portante principale di questa settimana dedicata all'HR, peraltro una seconda edizione dell'HR TV Week dopo la prima, che ha avuto un enorme successo. Se voi scorrete sulla pagina, sulla home page del nostro sito lefonti.tv, potete leggere direttamente i numeri che ha fatto la prima settimana dedicata al mondo del lavoro, delle risorse umane e dell'HR. Oltre 3,4 milioni di telespettatori e oltre 30 relatori delle più importanti società italiane. Quindi naturalmente nell'ambito degli appuntamenti che Le Fonti TV intende dedicare nella fase dopo l'emergenza coronavirus, abbiamo riproposto anche questa con tantissimi relatori nuovi e già conosciuti che ci possono parlare della nuova frontiera del lavoro tra smart working e nuovi strumenti normativi, un nuovo mondo proprio professionale. Allora, adesso parliamo di disconnessione, che fa anche un po' sorridere, perché ormai siamo sempre abituati a parlare di connessione, cioè quante volte diciamo dobbiamo essere connessi con tutto, eppure nel periodo che abbiamo vissuto, quello del lockdown, si è reso necessario questo altro concetto, perché altrimenti la nostra vita lavorativa avrebbe rischiato di inserirsi troppo in quella personale. Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Io ne parlo con Tiziana Ferrantini, direzione personale legale a Appalti IMAG, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, grazie a voi. Grazie a lei. Maddalena Boffoli, founder studio legale Boffoli, che torna a trovarci. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccoci, con grande piacere. Grazie, anche per noi ovviamente, perché alcune di queste voci che stiamo risentendo nella nuova edizione delle HR TV Week sono state le stesse voci protagoniste della prima, che appunto ha avuto un enorme seguito, quindi dobbiamo cercare di replicarlo, anche perché questi concetti veramente si discutono tutti i giorni e noi cerchiamo nel nostro modo di spiegare sempre di più. Allora io partirei dalla dottoressa Ferrantini, perché io in realtà le voglio fare una domanda che sembra negativa ma non lo è, cioè lo smart working, no? Tanto discusso. Quali limiti ha avuto nel momento in cui abbiamo dovuto tutti utilizzarlo come strumento, ma in modo necessario, cioè non siamo stati obbligati fondamentalmente? Quali limiti ci sono stati secondo lei? Esatto, beh, innanzitutto direi che
nell'ultimo periodo siamo stati, appunto, come ha anticipato lei, tutti costretti, obbligati a fare un uso diciamo forzato dello smart working, e quindi ad andare in deroga un pochino a tutte quelle che sono le discipline, le normative. Quindi la normativa stessa ci ha autorizzato a derogare e ci siamo ritrovati un pochino forzatamente a lavorare da casa. L'ho fatta, ritengo, una premessa: innanzitutto, lo smart working che abbiamo utilizzato in questo periodo non è lo smart working diciamo di origine americana, che è improntato e incentrato principalmente su una tipologia di lavoro per obiettivi, dove poi il controllo del datore di lavoro, appunto, è minimo e viene lasciata molta flessibilità al rapporto. Nello stesso tempo non era neanche il telelavoro che era disciplinato in Italia, così come non era neanche e non è stato neanche, almeno in molti casi, per tutti coloro che non erano pronti, per tutte quelle aziende che non erano pronti, non è stato neanche lavoro agile, che è una tipologia invece disciplinata, appunto, dalla legge del 2017. Sì. E ci siamo praticamente, mantenendo la stessa organizzazione del lavoro, ci siamo ritrovati tutti ribaltati in un ambiente diverso, a lavorare, quindi a fare le stesse identiche attività che svolgevamo prima dall'ufficio, a farle, appunto, in un ambiente diverso dalle nostre abitazioni. Tutto ciò, appunto, come lei diceva, ha avuto dei limiti, ha presentato delle criticità. Innanzitutto, una prima molto più operativa è rappresentata dalla tecnologia. Non tutte le aziende, infatti, erano pronte ed erano preparate ad affrontare una situazione del genere. Molti, non sono stati pochi, probabilmente lavoratori italiani che sono stati addirittura costretti a portare a casa il computer dal lavoro e a lavorare, appunto, in ambienti poco adeguati. Quindi altro problema, ovviamente, oltre alla tecnologia, quello della sicurezza sul lavoro. Avremmo ricevuto probabilmente un pochino tutti un'informativa sui rischi specifici e generici da parte del datore di lavoro, ma ovviamente gli ambienti non erano ambienti, appunto, adeguati. Altra criticità che ci siamo trovati ad affrontare in questo periodo, il potere di controllo. Quindi dal punto di vista datoriale sicuramente è venuto a mancare al datore di lavoro un potere per controllare l'operato dei propri dipendenti, ma sappiamo tutti che siamo stati, diciamo, costretti a rimanere in casa, e quindi comunque è subentrato, ovviamente, al controllo una certa dose di fiducia che è stata inevitabile. Altra criticità, i tempi di riposo, e qui arriviamo anche al diritto alla disconnessione. Infatti, forse è capitato a tutti di accendere il computer appena alzati la mattina, magari mentre si beveva il caffè ancora in pigiama, così come di spegnerlo la sera prima di andare a letto, dopo cena. Quindi quello che è mancato è stata proprio una regolamentazione di un giusto equilibrio tra vita personale, privata, e vita lavorativa. Aggiungerei anche un'altra criticità dovuta da una disparità di trattamento, soprattutto dal punto di vista economico, perché il lavoratore che ha lavorato da casa, in smart working per tutto questo periodo, pur lavorando probabilmente di più, non ha sicuramente percepito un compenso per lavoro straordinario, a differenza invece di suoi colleghi che si sono trovati a continuare a svolgere le attività, un'azienda, attività operative, e che ovviamente vengono retribuiti, certo, per il lavoro in più svolto. Certo, ma non solo l'errore è stato quello, se posso permettermi, di accendere subito il computer mentre ancora si beveva il caffè, proprio perché la parola chiave di questo spazio è disconnessione, e quindi il contrario è connessione. Addirittura avendo tutto sul telefono, perché siamo interconnessi, lo facevamo ancora prima di bere il caffè, quello di controllare le mail, no? E stessa cosa, probabilmente l'ultima cosa che facevamo prima di chiudere gli occhi, prima di addormentarci, era di controllare ancora le mail. Quindi per far capire che cosa ci ha portato anche questo periodo, che poi è quello che diceva lei, dottoressa Ferrantini. Avvocato Boffoli, allora chiedo a lei stessa cosa, a partire dalle criticità, se si può anche immaginare, facciamo un passo ulteriore, uno smart working permanente, però, insomma, dobbiamo ragionare in termini di smart working corretto, altrimenti sbagliamo tutto.
Ma assolutamente sì, nel senso che il Covid, come sappiamo e come è stato evidenziato anche oggi durante queste sessioni, ha praticamente con il Covid e quindi con l'emergenza sanitaria, lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta come la modalità di lavoro per eccellenza, perché con la chiusura delle aziende, inevitabilmente con i DPCM che hanno consentito la possibilità di uno smart working facilitato e agevolato, quindi senza accordi, è stato l'unico strumento per poter garantire la continuità lavorativa delle aziende, totale o parziale, e consentire comunque così ai lavoratori di poter attendere le loro prestazioni da casa. Però ecco, rispetto a quello che il nostro legislatore nel 2017 ha immaginato, lo smart working attuale, come ha già evidenziato la dottoressa Ferrantini, è completamente diverso, perché la norma prevede esplicitamente la possibilità di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore che disciplini le modalità del rapporto. Dobbiamo dire che, perché ho detto lo smart working è prepotentemente assorto alle luci della ribalta, perché in realtà, per quanto la norma piuttosto recente, devo dire del 2017, fa seguito a quella del telelavoro, in realtà queste modalità lavorative sono state sempre un po' timidamente utilizzate, sicuramente per mancanza di cultura e di formazione sul punto, per cui salvo che nei settori di grande digitalizzazione, dove effettivamente c'era un'esigenza di conciliazione vita-lavoro, vediamo il caso magari delle mamme che dovevano attendere anche comunque alla vita familiare, in tutti gli altri casi, quando anche nelle medie e grandi aziende si è passatemi il termine, imposto con accordi sindacali giustamente l'utilizzo dello smart working, sia le aziende che i lavoratori non erano assolutamente preparati, non erano educati al concetto di una modalità di lavoro comunque agile, che è completamente diversa da quella del telelavoro, come evidenziava anche la dottoressa Ferrantini. Una, devo dire, battute più divertenti, diciamo così, se così la possiamo definire, da parte, quindi nella mia esperienza personale, neanche professionale, una volta da parte di un'amica che lavora per una grande azienda, che mi dice: guarda, domani se vuoi posso prendermi un caffè perché tanto sono nella mia giornata IKEA. Mi ho detto: cos'è la giornata IKEA? Smart working, connetto, esco e faccio tutto quello che voglio. Questo perché? Certo. Incredibile, ma vero. Perché? Perché quando si è approcciato a questo tipo di strumento, nel momento in cui l'azienda in realtà è abituata, gli stessi dipendenti sono abituati a un lavoro di squadra, quindi a interagire tra loro all'interno di uffici, nel momento in cui si fa ad esempio lo smart working a rotazione, cosa succedeva? Che chiaramente quell'assenza non veniva vista come il collega che a casa mi connetto con lui, ma come assente per qualsiasi altro motivo. Lo stesso il lavoratore non l'ha vissuta, ho detto salvo che in situazioni particolari, non l'ha vissuta spesso come situazione di approfitto e lavoro da casa, ma in alcune situazioni, diciamo così, si è un po' abusato dello strumento. Sicuramente quello dello smart working ha tante potenzialità. I limiti sono dati dalla mancanza di conoscenza e di cultura dello strumento, dicevamo, sia a livello aziendale che a livello di lavoratori. Sicuramente le potenzialità sono tante, perché come abbiamo avuto modo comunque di verificare anche in questa situazione di emergenza, che con tutta una serie di criticità e limiti ha comunque consentito alle aziende di andare avanti e di tenere comunque in bilico un sistema paese che, voglio dire, doveva in qualche modo continuare a creare reddito, seppur ridotto. Certo. Quindi oggi, secondo me, partire da questa esperienza, ma ritornando sulla base delle esperienze negative o di quello che abbiamo potuto vivere realtà tutti quanti, anche noi professionisti, dovremmo farne tesoro per utilizzare l'esperienza ai fini positivi e capire come implementare meglio questa nuova modalità di lavoro per garantire sia la qualità vita lavoro dei lavoratori, sia anche garantire la produttività comunque dell'impresa. Ecco, questo è un punto che adesso sostanzialmente giro a mo' di domanda alla dottoressa Ferrantini, perché noi abbiamo parlato di diritto alla disconnessione da parte del lavoratore, però allo stesso tempo c'è il datore di lavoro che anche giustamente deve avere il monitoraggio, perché io lo voglio chiamare così, non controllo, altrimenti parliamo di una cosa negativa, il monitoraggio delle attività, altrimenti se no insomma si lascia troppa libertà e non c'è giustamente anche la possibilità di verificare. Come poter bilanciare questi due aspetti, secondo lei, da un punto di vista legale d'azienda?
Beh, partiamo innanzitutto da quello che prevede oggi la norma. Oggi la norma di riferimento è appunto il decreto 81 del 2017, l'articolo 19 disciplina e ci parla appunto di potere di controllo del datore di lavoro, ma semplicemente rinviando allo statuto dei lavoratori, quindi probabilmente è una norma che andrebbe adeguata per stare anche al passo dei tempi e della tecnologia. Le casistiche appunto in cui può esercitare il proprio potere il lavoratore sono quindi ristrette, sono essenzialmente tre: esigenze organizzative e produttive, motivi di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Al di fuori di questo, oggi il datore di lavoro, diciamo, ha difficoltà ad esercitare un monitoraggio, appunto, chiamiamolo così. D'altro lato ci sono implicazioni anche a livello di privacy. Non potrebbe infatti il datore applicare ad esempio dei dispositivi sul PC o comunque sugli strumenti che mette a disposizione del lavoratore che vadano oltre al semplice controllo, diciamo, della presenza o necessari all'espletamento della prestazione lavorativa, e su questo anche il garante privacy infatti ha avuto modo più volte di pronunciarsi. Per cui come si potrebbe fare? Oltre che auspicare senz'altro una riforma, diciamo, normativa, sarebbe probabilmente il momento giusto affinché il legislatore intervenga su tali questioni nuovamente, si potrebbe provare a livello magari di accordi aziendali a trovare una soluzione, rimandando il tutto appunto a quello che è l'accordo delle parti, un pochino come poi ci sì. Detta per ora anche il decreto 81. E d'altro lato, ovviamente, abbiamo da un lato quindi il potere di controllo, sulla faccia della medaglia potremmo dire che è il diritto alla disconnessione, come appunto dicevamo prima. Il diritto alla disconnessione che poi di fatto si deve tradurre in un giusto equilibrio tra i tempi che il lavoratore può dedicare e deve dedicare alla vita personale e quelli che invece può e deve dedicare alla vita lavorativa. Certo, quindi certo. Sicuramente dobbiamo iniziare a pensare ad una diversa organizzazione del lavoro, un'organizzazione che sia più centrata sul raggiungimento di obiettivi che sull'orario, diciamo, fisso di lavoro, quindi iniziare a pensare anche attraverso ribadisco, dei regolamenti aziendali. Ci sono stati in questo periodo infatti delle best practice che sono salite alla ribalta, come aziende magari multinazionali di una certa rilevanza che ad esempio hanno, diciamo, adottato un galateo dello smart working. Sì, sicuramente sì, sì. Questi sono dei buoni esempi, so che ne avete già parlato prima, che andrebbero seguiti. Certo, assolutamente sì. Beh, Avvocato Boffoli, poi anche per andare verso la conclusione di questo spazio, parliamo anche con lei di organizzazione del lavoro, con l'esperienza acquisita in questi mesi, come guardare al futuro, come cambiare delle cose, tenendo presente però che dobbiamo garantire, no, sempre gli stessi diritti, evitando, insomma, anche distorsioni nell'utilizzo degli strumenti. Lo abbiamo già detto prima, però concentriamoci sull'organizzazione. Ma io torno un po', richiamo quello che il discorso già fatto precedentemente. Quello che noi dobbiamo tenere oggi presente è la norma che già esiste in Italia sul lavoro agile, che disciplina in maniera già abbastanza puntuale quelle che devono essere le modalità del lavoro agile. Diciamo che le aziende nella fretta si sono ritrovate, diciamo, costrette ad adottare chiaramente la forma dello smart working, ma impreparate, senza disciplinare gli accordi tra azienda e lavoratore. Questo comporta e potrebbe comportare tutta una serie di problemi finché non si arriva a questo adeguamento, ma in una visione normale di utilizzo della norma in maniera sana ed efficace, esattamente come previsto dall'81 del 2017, tutti i diritti, come quello alla disconnessione, vengono in ogni caso comunque garantiti, devono essere garantiti. Questo perché nel disciplinare attentamente, negli accordi ne abbiamo fatti un po' con le aziende e sono da questo punto di vista molto puntuali, nel disciplinare quelli che devono essere i comportamenti del lavoratore, quelli del datore di lavoro, in questo modo si ha l'effettiva possibilità comunque del controllo da parte del datore sulla qualità del lavoro comunque del dipendente, si ha garanzia anche della tutela della sicurezza, perché noi non dobbiamo dimenticare che lo smart working
è semplicemente una nuova e diversa modalità di prestazione lavorativa, ma il rapporto di lavoro resta quello comunque subordinato, per cui il dipendente resterà gerarchicamente dipendente dai suoi superiori o comunque dall'imprenditore, dovrà con un limite di flessibilità ma prestare la propria attività lavorativa in luoghi comunque diversi da quelli aziendali, ma in ogni caso col raggiungimento comunque degli obiettivi. Quello che non dobbiamo dimenticare in tutto questo, sempre per evidenziare quelle che sono le potenzialità di questa norma, non vederla veramente soltanto come uno strumento di flessibilità e di diritto del lavoratore, è l'incipit dell'articolo 18 dell'81 del 2017, il quale, prima di parlare di conciliazione vita-lavoro, parla, tra le finalità della norma, della incrementazione della competitività. Noi non dobbiamo mai dimenticare, diventerò noiosa da questo punto di vista, ma ricordo sempre sia la nostra Costituzione che l'articolo 2104 del Codice Civile, che la prestazione del lavoratore deve essere effettuata con la diligenza dovuta dalla prestazione comunque richiesta per l'interesse dell'azienda e della produzione nazionale. Sì. Quindi questa nuova modalità di lavoro ha sempre come finalità non solo quella di conciliare la vita privata e quindi magari in situazioni, come dicevamo, dove c'è anche, tra virgolette, non so, difficoltà di gestione con i figli o altre situazioni, o comunque settori dove effettivamente la digitalizzazione ovviamente è maggiore, garantire un'efficacia resa della prestazione lavorativa, ma sempre con la finalità dell'interesse dell'azienda e dell'incremento della produttività. Solo in questo modo lo smart working diventa davvero una modalità di prestazione esattamente proficua, che può garantire un accrescimento chiaramente dell'impresa, una nuova modalità proficua per tutti. Assolutamente, sì, perché poi questi sono un po' gli scenari che possiamo prefigurarci. Io vi devo salutare, però direi che già nelle riflessioni che abbiamo fatto sono rientrati più aspetti che restano ancora un po' in pending e restano come punti interrogativi. Avremo modo, mi auguro, insieme a entrambe, anche in altre occasioni, anche magari nella prossima settimana dedicata all'HR, affrontare tutto questo magari con ulteriori consapevolezze in più, no? Perché poi giorno dopo giorno, insomma, mi sembra che tutti noi stiamo cercando di acquisirle. Quindi io saluto e ringrazio Tiziana Ferrantini, Direzione Personale Legale Appalti IMAG, grazie davvero per aver dedicato il suo tempo a noi ed averci spiegato un po' come funziona e come guardare al futuro. Grazie a voi, buonasera a tutti. E grazie a Maddalena Boffoli, founder Studio Legale Boffoli. Ci risentiamo più tardi, diciamo solo questo, avvocato. Va bene, a dopo. Va bene, grazie ancora. Ritroveremo l'avvocato più tardi. Andiamo in pubblicità, un piccolo break. Il prossimo argomento, sempre rimanendo sullo smart working, flessibilità, ritorniamo su questo concetto e su nuovi modelli organizzativi. Altri relatori con noi. Eccoci tornati in diretta per il nostro evento principale di questa settimana dell'HR, dedicata all'HR. Parola chiave di questo blocco è flessibilità, lo abbiamo già detto prima della pubblicità, flessibilità coniugata con i nuovi modelli organizzativi che tutti noi abbiamo dovuto cominciare a valutare in questa fase di ripartenza. Io saluto subito i relatori che parleranno con me perché non voglio rubare il loro tempo. Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Loretta Chiusoli, Corporate HR and Organization Processes Senior Director CRIF. Buon pomeriggio, benvenuta anche a lei. Grazie, buon pomeriggio. Ritroviamo Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC. Buon pomeriggio. E saluto e ritroviamo Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex. Ben trovato anche a lei. Ari, buon pomeriggio. Ari, buon pomeriggio, ha ragione. Allora, io partirei dal professor Solari, proprio perché dalla parola flessibilità dobbiamo cercare di capire come è possibile, onestamente, perché poi è questo lo scopo delle nostre tavole rotonde, riuscire ad ottenere gli obiettivi aziendali, però garantendo anche questa maggiore flessibilità, no? Che abbiamo acquisito e che dobbiamo forse imparare ad acquisire nei nuovi modelli di organizzazione lavorativa. Ecco, come fare? Partiamo da qui.
Sono tre le componenti essenziali. Da un lato c'è un tema di purpose diffuso, le persone devono sapere in ogni momento qual è il rapporto tra quello che fanno, gli obiettivi complessivi dell'organizzazione, devono averlo acquisito, devono comprenderlo, devono saperlo declinare nell'attività anche specifica che stanno facendo. Due, secondo elemento, dei sistemi di definizione degli obiettivi molto flessibili e conversazionali, vanno di moda oggi gli OKR, Objectives and Key Results, creati a suo tempo da Andy Grove in Intel e poi strutturati molto nell'esperienza di Google, che sono un modo per dare continuità spazio-temporale all'azione organizzativa collettiva di due persone. Sono peraltro anche molto semplici, di fatto open source. Tre, c'è la necessità di potenziare tantissimo la capacità di acquisizione dei dati da parte delle imprese, non per verificare necessariamente se le persone lavorano o meno, come talvolta sento dire. A mio avviso, come dire, sono poche le energie di chi gestisce le organizzazioni, se poi le mettiamo in cose un po' ottocentesche stiamo davvero buttando via le nostre capacità. Quindi acquisire questa capacità di avere dati che ci danno un'idea di come l'organizzazione sta funzionando. Questi tre elementi, che sono a mio avviso di base nel disegno dell'organizzazione del futuro, poi si devono accompagnare a delle figure manageriali che abbiano la capacità di fidarsi delle persone, che abbiano la tenuta emotiva quando le persone stanno lavorando senza poter essere osservate e che quindi siano in grado di sostenere l'incertezza che ne deriva, e insomma quelli che io nel mio libro recente chiamo i freedom manager. Ah, ok, perfetto. Libro che leggeremo tutti quanti, ovviamente, professore. Allora, dottor Cappuccitti, prima mi deve rispondere proprio in tre secondi sì o no alla domanda che un'amica che ci seguiva prima ci ha fatto. Prima abbiamo parlato del galateo dello smart working. Mi chiedeva una telespettatrice se è consultabile anche all'esterno o è solo un documento interno aziendale. Può essere consultato, lo posso mettere a disposizione dalla vostra redazione, voi sì. Lo potete condividere. Va bene, allora chi ci ha scritto ci riscriva insomma anche su Facebook, quando avremo il documento lo condividiamo molto volentieri, perfetto. A questo punto resto da lei, dottor Cappuccitti, perché abbiamo parlato della presenza fisica, che in questo contesto è un punto d'attenzione, però insomma mi viene da chiederle come pensate di gestire per esempio il tema della socializzazione culturale tra le persone, la condivisione di un clima aziendale. Proprio anche in questi rapporti che si sono modificati. Allora, la fisicità rimane, al di là di questo periodo molto emotivo dove tutti pensano che non si tornerà mai in ufficio, e invece io non sono assolutamente d'accordo, perché di fatto alcune aziende tipo la nostra aveva già ridefinito lo spazio negli uffici, e quindi già prima del Covid facevamo un giorno e mezzo di smart working. La socialità rimane. Ieri ero affiancato sul mercato in centro a Roma con una collega, mantenendo le distanze di sicurezza, con le mascherine, tutti i materiali di produzione individuale in dotazione, e quindi secondo me questa cosa non verrà meno, anche perché ricordiamoci ci sono anche i neoassunti, quelli che sono al primo impiego, queste persone non possono essere lasciate allo sbaraglio, quindi da parte nostra c'è anche un'azione di mentoring nei confronti di queste persone per cercare di supportarle in un momento nel quale non c'è la fisicità, ma si tornerà sicuramente alla fisicità, e noi gradualmente stiamo andando verso il ritorno alla fisicità, considerando che poi ci sono aziende che producono tipo le nostre, e quindi necessariamente bisogna andare in fabbrica, necessariamente bisogna incontrare i clienti, non è possibile fare tutto virtualmente, quindi superiamo l'emotività del momento, manteniamo le distanze di sicurezza, rispettiamo tutti i protocolli di sicurezza, ma come dire, non evitiamo assolutamente i contatti fisici, ripeto, rispettando tutte quante le norme che il governo ha impartito. No, certo, questo sicuramente, però insomma bisogna trovare anche necessariamente un modo per stare vicini rispettando le norme, che ci mancherebbe altro, garantiscono la nostra sicurezza. Dottoressa Chiusoli, qual è la sua esperienza in CRIF? Andiamo proprio anche nel merito, ribadendo quello che già chi l'ha preceduta ha fatto. Su quali regole è possibile disegnare il modello del futuro del lavoro? Ecco, riprendendo un po' il tema della fisicità, anche noi stiamo ragionando come tornarci, no? Secondo quale percorso? Stiamo disegnando un percorso che coinvolga i nostri colleghi, i direttori delle diverse sedi. Noi siamo più di 5.000 persone suddivisi su 30 sedi, per cui stiamo capendo da loro che tipo di esperienza hanno fatto in questo lockdown e che tipo, diciamo, anche di aspettative hanno per il futuro. Quindi stiamo
li stiamo coinvolgendo in un percorso di ascolto per accogliere, diciamo, richieste in termini di come gestire la fisicità in futuro, quali sono gli strumenti che servono, come ripensare anche le nostre logistiche, perché pensiamo a un futuro che possa mixare di più lavoro da remoto e lavoro fisico, ma con maggiori spazi anche per condividere, diciamo, aspetti di aggregazione e di coinvolgimento delle persone. Stiamo pensando anche poi una serie di documenti di riferimento, etichette di comportamento per quello che riguarda tutti gli aspetti digitali. Quindi diciamo che ci stiamo mantenendo abbastanza flessibili in un percorso che ci porterà a gestire il post-lockdown, mixando di più fisicità e lavoro da remoto, definendo un po' una ricetta che possa mettere insieme quelli che sono i comportamenti che in qualche modo... Guardi bene in camera, se no non la vediamo bene. Sì, ecco, perfetto. Insieme ai colleghi. Va bene. L'aspetto dello spazio, no? Quindi come ripensare anche gli spazi dove le persone si incontreranno, ma anche l'aspetto della pianificazione, quindi la progettazione del lavoro rispetto alle diverse dimensioni, quindi fisico e virtuale, cercando di raccogliere dati a supporto, ecco, perché condivido molto l'elemento di darsi delle fonti di dati per capire i fenomeni come evolvono. Ok, perfetto. Anche questo è molto interessante. Io andrei da Olimpio Stucchi, perché riprendendo il concetto di smart working e i modelli di organizzazione flessibili, quindi il tema della flessibilità, parlando di flessibilità di prestazione, nuove strutture di remunerazione, vorrei capire con lei il ruolo della contrattazione collettiva. Già abbiamo parlato prima, insomma, anche nelle tavole precedenti di modelli contrattuali che devono cambiare, cioè, insomma, il concetto del lavoro che cambia. Da questo punto di vista, che cosa occorre dire? Due cose innanzitutto: se lo smart working nel futuro resterà l'esperienza che abbiamo fatto finora, probabilmente non c'è bisogno della contrattazione collettiva. Perché ad oggi lo smart working si regge sulla legge 81 del 17 e su accordi individuali. Più o meno non ci sono interventi della contrattazione collettiva. Viceversa, se dobbiamo andare verso un futuro di lavoro smart strutturato maggiormente sui concetti di flessibilità, conciliazione lavorativa, vita privata, autoresponsabilizzazione, lavoro per obiettivi e per risultati, dobbiamo pensare che invece un intervento della contrattazione collettiva sarà fondamentale, perché bisognerà innanzitutto ripensare i modelli contrattuali. La contrattazione più pertinente non è certamente quella nazionale, perché è la più distante dalle aziende. L'unica contrattazione che ci può aiutare nelle formule attuali è la contrattazione in prossimità, alla quale però già si può fare ricorso oggi, perché è strutturata in modo tale da poter essere immediatamente accessibile per una taratura dei modelli di smart working. Quindi fare un contratto di lavoro smart che preveda modelli flessibili e adattati alle esigenze delle aziende, già oggi lo si può fare attraverso la contrattazione di prossimità, che aiuterebbe certamente a definire tutta una serie di punti fondamentali, tipo il luogo dove deve essere svolta i luoghi dove deve essere svolta la prestazione di lavoro, la tutela dei dati aziendali, la disconnessione, la salute dei lavoratori. Tanti sono gli argomenti che meritano di essere messi sul tavolo. La sede della contrattazione aziendale è quella certamente più pertinente e che può incidere su tutte le norme applicabili, perché non dimentichiamoci che la contrattazione di prossimità può derogare sia alle norme di legge che alla contrattazione nazionale. Certo, certo. E questo è un atto non da poco. Sì, ecco, perché poi il timore è sempre quello che quando si parla di flessibilità possa trasformarsi in un attimo in precarietà ulteriore, no? È corretto avere questo timore? Poi chiudiamo. Allora, con il coinvolgimento dei sindacati attraverso la contrattazione di prossimità, questo è un rischio che viene evitato.
e quindi se può esserci un dubbio da parte di qualche lavoratore rispetto ad un abuso dello strumento, verrebbe superato attraverso coinvolgimento del sindacato. Certamente bisogna avere a che fare con un sindacato moderno, progressista in senso vero e reale, quindi non attento a conservare i modelli del passato, ma a guardare il futuro e ad adattare le esperienze che abbiamo fatto rispetto ad obiettivi futuri. Quindi vero progressismo. Va bene, allora io ringrazio Olimpio Stucchi, managing partner Uniolex, anche per questa ulteriore precisazione, perché dobbiamo anche cercare di andare a risolvere gli interrogativi più di, rispetto al timore, no, che possiamo avere nel, per il cambiamento, perché il cambiamento un po' di timore lo mette, però insomma solitamente si dice che con il cambiamento si hanno anche delle ottime opportunità, quindi noi ci aggrappiamo a questo. Quindi grazie Olimpio Stucchi, grazie Emiliano Maria Cappuccitti, so che mi sta già mandando il suo galateo. Adesso controllo, tutto in tempo reale, guardate, queste tavole rotonde, queste nostre settimane servono proprio per creare delle reti, no, e anche in questo senso, quindi vedete, una telespettatrice mi ha chiesto, abbiamo già avuto, quindi poi capiamo come fare a farlo avere a chi ci ha scritto. Grazie, grazie mille anche a lei, HR Director Coca-Cola HBC. Ringrazio anche Loretta Chiusoli, Corporate HR and Organization Processes Senior Director di CRIF, grazie per aver partecipato a questa tavola rotonda. Grazie. Gentilissime, grazie a Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano, che presto insomma, leggeremo anche nel suo libro. Grazie. Grazie davvero. Grazie, ci mancherebbe. Buon pomeriggio a lei. Tra poco torniamo ancora con un altro spunto, anzi altri spunti. Processi e costi. Vi spieghiamo tutto tra poco, dopo la pubblicità. Ed eccoci, tornate ancora in diretta per l'ultima parte della nostra tavola rotonda allargata, il nostro evento portante, il main event di questa settimana dedicata all'HR. Il focus di adesso è processi e costi, abbiamo parlato lungo tutto questo pomeriggio di smart working, di processi nuovi del mondo del lavoro, di come guardare al mondo del lavoro dopo l'emergenza del coronavirus, ma soprattutto dopo il lockdown che ha chiuso tantissime aziende, la maggior parte, ma che nello stesso tempo non sono mai rimaste ferme. Questi sono un po' i punti cardine di questo pomeriggio. Intanto io saluto Massimo Scaglioni, FM Consulenti d'azienda, socio. Grazie per essere con noi. Buonasera. Buonasera, dottor Scaglioni. Allora, FM Consulenti d'azienda è una società che dal 1989 opera nei campi della consulenza di direzione e dell'organizzazione aziendale. Giusto per far capire perché abbiamo chiamato lei per raccontarci, insomma, i punti fondamentali di questa parte della tavola rotonda, affiancando gli imprenditori e supportandoli in tutta quella che è la gestione ordinaria e straordinaria della loro azienda. Quindi già si capisce, insomma, il vostro ruolo, il ruolo che avete avuto in questo periodo. A questo punto, dottor Scaglioni, io parto proprio da qui, in base alla sua esperienza, in base anche alla mission, insomma, di FM Consulenti di azienda. Come ha inciso il Covid-19, coronavirus, il lockdown, quindi tutto quello che abbiamo vissuto sull'organizzazione del lavoro e soprattutto da questo momento in avanti cosa dobbiamo aspettarci? Bene, grazie per la domanda. Mi piacerebbe dare un parere totalmente positivo, perché vorrebbe dire aver raggiunto un obiettivo che vedo ancora un po' lontano, tuttavia. Mi spiego meglio. Nel nostro lavoro quotidiano siamo costantemente a contatto con enti pubblici e finanziari e li abbiamo trovati impreparati ad affrontare questo nuovo modo di lavorare. Abbiamo vissuto questi ultimi tre mesi che dal punto di vista della nostra organizzazione interna abbiamo risolto alcune problematiche di dinamiche sociali generatrici di entropie e difficoltà di relazioni tra gli addetti, e dall'altro lato abbiamo riscontrato invece un aumento di produttività e una collaborazione tra gli addetti più efficiente e serena. Non abbiamo riscontrato gli stessi risultati presso le istituzioni pubbliche, con le quali ci sono state e permangono tuttora delle difficoltà di comunicazione e dilatazione dei tempi tecnici
per eseguire lavori e evadere pratiche anche piuttosto banali. Ci sono state incomprensioni e necessità di più comunicazioni. Quindi la nostra conclusione è che attualmente il sistema pubblico non è sufficientemente attrezzato e organizzato per far fronte a una nuova modalità lavorativa. Insomma, quindi abbiamo, abbiamo sofferto parecchio. Mi dica. No, era solo per precisare, quindi ancora una volta scollamento, insomma, in qualche modo tra pubblico e privato, poi la faccio continuare. Sì, esatto. Ok, perfetto, prego. Sì, abbiamo, ma non solo il pubblico, ma anche i servizi finanziari, cioè abbiamo sofferto parecchio perché abbiamo avuto il mondo bancario che si è proclamato paladino della risoluzione dei problemi delle aziende, e dall'altro il mondo bancario che è stato letteralmente sommerso da pratiche e intoppi vari legati soprattutto alla modalità lavorativa utilizzata per evitare contatti e per favorire il distanziamento sociale, e il risultato è che non sono riusciti ad evadere, cominciano probabilmente adesso in questo periodo ad evadere le migliaia di istanze che sono provenute dal mondo economico italiano. Quindi parere positivo dal punto di vista privatistico, perché si possono velocizzare le incombenze, si possono risparmiare costi e chilometri di trasferte e spostamenti, si può giungere ad una comunicazione più efficiente e veloce tra operatori, grazie anche agli strumenti tecnologici a disposizione. Siamo riusciti anche a ottimizzare i tempi, velocizzare i processi decisionali operativi della struttura e le collaborazioni nel gruppo. Quindi questa emergenza Covid ha creato una necessità, una priorità per tutelare la salute delle persone, il lavoro e i servizi, improvvisa, dall'oggi al domani, e siamo stati chiamati a realizzare immediatamente questa trasformazione. Quando in un contesto in cui solo fino a poche settimane prima il lavoro agile era parte di un processo più ampio di digitalizzazione del lavoro che procedeva a passo lento. Certo. Ecco, quindi la diversa modalità di lavorare finisce in un arco temporale più ampio, i cui tempi effettivi sono talmente dinamici che probabilmente si alterna del tempo della vita propria alternata alla vita lavorativa. E qui probabilmente ci sono stati anche dei fenomeni cosiddetti di overjob. Quello che sentiamo come esigenza importante è che al superamento del 31 luglio bisognerà trovare un accordo su quali saranno i momenti di lavoro e quali no. Quindi bisognerà stabilire anche quali sono i risultati che ci si aspetta dal lavoratore, e come il datore di lavoro può esercitare il controllo e come si può porre l'accento sul risultato. Certo, questo è un tema importantissimo. Beh, uno dei temi anche più delicati per le aziende, dottor Scaglioni, è quello di bilanciare al meglio i costi, chiaramente. Quindi i vostri suggerimenti, se ce ne vuole dare qualcuno, i principali. Ma oggi non sono più importanti le strutture, a quanto pare, le sedi. Alcune funzioni lavorative, quali gli addetti alla reception o ai centralini telefonici, stiamo andando in una direzione totalmente digitale e di organizzazione dei processi lavorativi e delle comunicazioni immediata, in tempo reale. Per cogliere in pieno questo cambiamento delle abitudini lavorative, bisogna chiaramente usufruire di piattaforme tecnologiche digitali che consegnano direttamente al cliente finale il risultato delle attività di elaborazione dati che vengono operate dal nostro personale. E quindi in quest'ottica il personale potrebbe in parte lavorare anche in smart working. E questo
può essere un ottimo risultato dal punto di vista economico, con miglioramenti sul conto economico aziendale, sul contenimento dei costi fissi e sì, quindi anche su un cambiamento di gestione del ciclo attivo aziendale, perché grazie a software idonei potremo anche non solo fatturare ma anche gestire il credito commerciale e così via. Quindi l'ufficio diventerà sostanzialmente un luogo sociale dove le modalità organizzative permetteranno ai collaboratori in smart working di sentirsi parte del gruppo per favorire il senso di appartenenza. I flussi informativi verranno così veicolati in modo alternativo, più informale e ad esempio si può pensare all'utilizzo maggiore anche delle soluzioni di co-working, quindi più sedi in co-working. Certo. Questa è una cosa che si potrebbe sviluppare, insomma, quindi che potrebbe essere, sì, ecco. Senta, sì, esatto, aggiungiamo anche quest'altro aspetto, così poi possiamo fare anche un tutt'uno. Lei ha parlato di organizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione dei costi. Ci può portare anche dei casi all'attenzione del nostro pubblico, perché credo che sia il modo migliore, dei casi pratici e concreti per far comprendere quelli che sono i vostri consigli, no? Quindi in termini proprio pratici. Sì, certo. Guardi, nell'organico del nostro gruppo lavorano circa un centinaio di addetti che sono dislocati sul territorio nazionale e fanno riferimento alle nostre attuali sedi, che sono 24. Prima dell'emergenza sanitaria avevamo impiegati che risiedevano in Sicilia e che si trasferivano settimanalmente in Trentino Alto Adige, per farle un esempio. E sì, ovviamente per motivi di lavoro, no? Affrontando costi di viaggio e di alloggio molto, molto importanti. È bastato potenziare il sistema informatico e delle comunicazioni telematiche per ottenere da subito un miglioramento della situazione lavorativa di questi addetti, utilizzando appunto lo smart working. I processi lavorativi abbiamo cercato di digitalizzarli il più possibile e i tempi di esecuzione si son ridotti e di conseguenza anche i costi. Poi ci sono state anche delle occasioni a impiegate che sono anche madri di famiglia, di essere meno stressate dagli orari lavorativi e dalle trasferte e nello stesso tempo sono state in grado di risparmiare sul fronte delle spese familiari. E quindi anche questo è un grande risultato. Gli incontri che prima facevamo magari facendo migliaia di chilometri tutti i mesi sono diventati più puntuali in videoconferenza, più frequenti e finiscono in tempi certi, in tempi giusti, certo, ottimizzando completamente il nostro tempo quotidiano. Beh, diciamo che si riesce a ottimizzare sicuramente di più se si riescono a dosare, no, bene anche le energie e le risorse a disposizione in un, sì, modello diverso di business. Certo, certo, possiamo gestire meglio noi i tempi. Ecco, giustamente per quello che l'abbiamo chiamata è anche necessario avere delle linee guida, no? Altrimenti si rischia di sbagliare invece proprio e di recepire male uno strumento che invece può essere importante. Ecco, questa può essere un po' la chiusa, è d'accordo, dottor Scaglioni? Certo, sì, sono d'accordo, completamente d'accordo. Certo. Perfetto, senta, io credo che abbiamo detto tutto, giusto? Ci siamo dimenticati qualcosa? Sì, perfetto. Io direi che quello che volevo comunicare ve l'ho detto. Sì, 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 abbiamo provato esempi pratici, abbiamo dato le linee guida e insomma abbiamo parlato anche di cosa dobbiamo aspettarci in futuro. Quindi direi che la ringrazio e la saluto, grazie al dottor Massimo Scaglioni, FM consulente d'azienda, socio. Grazie per essere stato con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie.
era importante anche terminare proprio con degli esempi pratici, cosa che cerchiamo sempre di fare. Noi ci salutiamo per un istante, chiudiamo il nostro main event, naturalmente. Scriveteci all'indirizzo che vedete passare in sovrimpressione se volete partecipare alle prossime settimane tematiche promosse proprio da Le Fonti TV. Sul nostro sito lefonti.tv trovate proprio nella sezione eventi, ecco qua vi faccio vedere, guardate, eventi TV Weeks, quelle già in programma. Scriveteci se volete partecipare. Intanto andiamo in pubblicità, subito dopo i nostri awards, altro appuntamento imperdibile, vi aspetto.